siamo arrivati a Stintino e siamo nella casa che abbiamo preso. Saremo io e Jimmy e i suoi fratelli con i rispettivi morosi e morosa. Quindi siamo in 6 perché siamo qui a festeggiare il compleanno del papà di Jimmy. E questa è la casa in cui vivremo. Questo è il salotto. Camera numero 1. Camera numero 2. Scusate, un po' incasinato di già. E poi di qua c'è il giardinetto, abbiamo il giardinetto. Questo è tutto del palazzo. Anzi, aspetta, vi faccio vedere la vista da qui. Siamo praticamente sopra la pelosa, la pelosetta. E guardate il mare. Ah! Vista a felpa. Ma lì c'è il mare. Ed è azzurrissimo. Ammetto che pur essendomi laureata 2-3 giorni fa e quindi essendo davvero finalmente in vacanza, ancora non mi ci sento o non mi ci sono sentita perché ho avuto 2 giorni di fuoco andando da Piacenza a Prato, la festa che abbiamo organizzato, e quindi davvero oggi è il mio primo giorno di vacanza e devo iniziare a staccare il cervello e iniziare a godermela. Mi aspettano 2 settimane, sì, se non di più, di vacanza totale, ora in Sardegna e poi in Marocco, e adesso io vi porterò con me in entrambe, incominciando appunto dalla Sardegna. Oh ragazzi, ma è bellissimo! La pelosetta, guarda, sa di te questo bagno, Silvia! Cioè, io... che stronzo! No vabbè, io non ci credo! Oddio! Questa te la meriti, il sacchiotto. Sì, questa sì, questa sì. Oh, siamo pronti dopo un bellissimo pomeriggio passato in mare. Davvero, io e Jimmy siamo entrati alle 4:30, siamo usciti alle 6:20. Ditelo come si sta. Guarda come sono cioccolatina. Ecco, guarda come sono fantasmino. Guardate che bel vestito. Cioè, te vorresti dire, insinuare che sei pure una blogger. Non vedi. Beh, sì. Non mi prendevi. Anch'io ho qualche limite, effettivamente, giusto. No, non sono una fashion blogger. No. Io infatti ho detto una vlogger. Questo vestito è bellissimo. Bello sto vestito, bello. Anche la bimba. Anche grazie. Bellezza. Che spettacolo. Allora a quel punto mi è venuto. Vabbè, io allora, ci posso anche io lo posso salutare, i campioni. Sì, sì, ma a me non mi piace. Ma capito? Vai, un gocciato. La montagna di Jimmy. Fame, tesoro? Un po', Ma fammi vedere un culo, cujones. Come si chiama? Culugione. Culugione, boh. Bello, ma è dentro ripieno? È ripieno di pesce. Wow. E cosa detto questa? Bellezza sto piano. Tutti i giorni. Sì, beh. Oh, mamma. Bella roba. La mia colazione versus la sua colazione. Dimmi. Capisco l'ingrasso. Tesoro, bellissimo questo. Ok, prendo su. Io e Jimmy abbiamo deciso di raggiungere il mare facendo una corsa, quindi adesso siamo pronti
e andiamo a correre per poi buttarci in acqua all'arrivo, prendere un caffè e dormire. Non dormo da tantissimo. Siamo arrivati al mare. Anzi, di qua si vede di più. Sono evoluto, cioè. Ma questo secondo me è anche... No, ma è congelato. Ancora? Ma sentilo, vabbè. Toccava la... sì, no. Perché sei tutto schemato. Tre giorni di pesce. E solo pesce. Oh, abbiamo passato una splendida giornata al mare, tutto il giorno in spiaggia, e vi giuro che, cioè, secondo me l'acqua di qui è anche più bella, se non più bella, di Santo Domingo, quindi non ha davvero senso andare dall'altra parte del mondo se non per esplorare e vivere altri posti, ma davvero il posto più bello, il mare più bello ce l'abbiamo proprio accanto a noi in Italia. Io sto prendendo un sole fantastico qui, cioè ho preso una gradazione secondo me in più rispetto a quando siamo partiti, e basta, adesso siamo pronti per andare a cena. Fregola. Per me è rimasto un calice. Ah, che bello, abbiamo la luce stasera. Insalata di polpo con rucola e pomodori. Questa cos'è? Seada, se? Firebird. Come si chiama questa cosa? Buongiorno mondo. No, io e Jimmy sono appena arrivati al mare correndo dall'appartamento che abbiamo, e vi volevo un attimo spiegare il motivo per cui sto facendo queste due corsette la mattina, visto che domani partiamo, e l'obiettivo principale è quello di mantenere il mio intestino, organismo comunque attivo, perché è facile quando si va in vacanza, soprattutto mangiando fuori al ristorante, bloccarsi, soprattutto perché non si mangiano abbastanza verdure. Infatti non so se l'avete notato, ma nei miei piatti, o comunque quando ordino al ristorante, aggiungo sempre un piatto di verdure, che siano verdure grigliate o insalata. E questo diciamo che è un po' l'obiettivo, perché insomma stare al mare e godersi la giornata tutto il giorno fuori e essendo bloccati non è il massimo. Quindi questo è un consiglio che do anche a voi. Oh, abbiamo appena finito una giornata bellissima al mare, super rilassante, super tranquilla. Ora siamo già pronti per andare a cena. Questo è un body intimo, forse non dovrei metterlo così, ma ci ho messo il reggiseno e le mutande sotto perché insomma non mi sembra molto intimo. E adesso andiamo a cena, domani partiamo, e è stato bellissimo davvero. Abbiamo dei tesori in Italia che non sappiamo di avere. L'acqua qui è davvero una piscina. Sono felice. Oh. Siamo venuti a cena in questo ristorante che si trova in mezzo a questo residence chiamato Costa Paradiso, ma vi giuro sembra una mini città. È bellissimo, cioè secondo me chi arriva qua si isola dal mondo totalmente e vive un'estate pazzesca. Però siamo arrivati troppo tardi per vedere il sole calare in acqua, però è abbastanza rosa. Sì, è approvato. È un secondo a quanto pare. Frittatina di zucchine con pecorino sardo, che condivido con la paella di Jimmy. Il secondo giorno, il secondo carne, si fece un tavolo a 20 persone in un minuto. Baccalau. Lei mi ha chiesto. Io e Jimmy siamo in aeroporto e stiamo per partire. Sono stati due giorni, che non sono stati di più, belli, intensi, di vacanza totale. Infatti non abbiamo visitato molto la zona, non sono neanche riuscita a prendere un souvenir,
però ci stava, alla fine siamo stati alle regole del papà di Jimmy, che abbiamo festeggiato per 3 giorni di fila e è stato molto contento e siamo molto felici. Io nel frattempo ho terminato il mio libro da 700-800 pagine, quello di Joel Dicker, La scomparsa di Stephanie Mailer, che devo dire ha un voto, su Instagram gli ho dato un voto 8 su 10, però in realtà pensandoci gli darei anche di meno, perché effettivamente è un po' più poliziesco rispetto a quelli psicologici che mi piacciono, ma poi fa molto casino e non si capisce molto bene, cioè Joel Dicker in questo non mi è molto piaciuto. Adesso finalmente, grazie alla Vale che mi ha regalato il Kindle, posso acquistare i libri su Amazon e leggerli in viaggio, così non mi devo più portare in giro questi mattoni e vi aggiornerò su tutti i libri che leggerò. Comunque ricordate che io ho aperto questo account Goodreads, che provo a linkarvi qui sotto al video o da qualche parte, dove potete seguire tutti i libri che leggo, che ho letto, che voglio leggere e che consiglio, perché in molti me l'avete chiesto. E inoltre è una bella app perché ha creato questa specie di reading challenge, dove praticamente decidi un tot di libri che vuoi leggere all'anno e ti tiene il conto. Tu gli dici guarda l'ho letto, si deve fidare di te, ti devi fidare di lei, ti tiene il conto. Io sono alla bellezza di, non me lo carica, comunque in teoria 9 libri su 15, quindi sono oltre la metà. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, anche se non è successo molto, ma è stato davvero relax e vacanza. Mi stanno guardando mentre vloggo. Io spero che il video vi sia piaciuto. Io e Jimmy adesso torniamo e poi ripartiamo tipo tra... oh, tra 24 ore siamo in Marocco. Quindi ripartiamo subito per il Marocco. E se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e commentate. Ciao, ci vediamo al prossimo video.